Non è una bellissima giornata. Perché sei così triste? Cosa succede? Diavoletti, sono così triste perché non voglio andare in piscina normalmente. Non voglio andare al mare. Voglio fare qualcosa di veramente speciale. Fammici pensare qualcosa di speciale. Ma certo, facciamo una bella corsetta. Cosa ne pensi? Non voglio fare una corsetta. Non ti emoziona? Ok, ma adesso basta piangere, dai. Ok, ti dico cosa voglio fare. Sai dove voglio andare? Dimmi tutto. Voglio andare nella spa. Nella spa? Sì, così ci rilasseremo tantissimo e faremo una sauna. No, io non voglio venire in spa. Io voglio andare in piscina. Vuoi andare in piscina? Sì, ok. Ma la spa è così bella. Io non ho voglia di venire in spa. Quindi adesso facciamo carta, sasso, forbici? Adesso io e Vinci faremo una sfida. E se vincerò io, andremo nella spa. Mentre se la vittoria sarà mia, andremo in piscina, ok? Niente scuse. Ok, mi devo preparare mentalmente. Devo andare nella spa, quindi devo vincere sasso, carta, forbici. Ok, ma no. Sasso, carta, forbici. Perché hai fatto pugno proprio come me? Non lo so, non lo sapevo, non ti leggo mica nel pensiero. Ma adesso riproviamoci. Sasso, carta, forbici. Perché fai sempre il sasso come me? Non lo so, tu mi leggi nel pensiero. Sei un mago? Ti leggo nel pensiero. Riproviamoci, adesso vincerò io. Basta, dobbiamo andare subito in piscina. Fa davvero tantissimo caldo qui. No, vincerò io e andremo nella spa. Sì, certo, come no, continua pure a sognare. No, io non sto sognando. Carta, sasso, forbici. Vinci? Ho vinto io. Hai mangiato il mio pugno? Non vale, mi leggi nel pensiero, quindi sapevi che avrei fatto pugno e quindi hai fatto la carta. No, tu mi leggi nel pensiero, basta, andiamo. Vinci, in ma non ti posso leggere nel pensiero, non sono un mago. E invece sì, sapevi che avrei fatto pugno. Vinci, perché non accetti la sconfitta, non accetti proprio la sconfitta. Ok, andiamo pure in spa, ti farò il broncio per tutto il giorno. Vinci, io ho vinto sasso carta forbici, quindi adesso andremo in spa. Hai vinto carta sasso forbici perché mi leggi nel pensiero. Sapevi che avrei fatto pugno, perché altrimenti non si spiega. O forse perché l'ho fatto 3 volte consecutivamente. Ma no, non importa. Vinci, andiamo in spa, dai. Niente storie. Ho perso questa sfida, ma non andrà a finire così, tranquilli. Sei stato solamente fortunato, sappilo. No, Vinci, non sono stato fortunato. Sappiamo tutti che sono più bravo io nelle sfide. Sì, certo, come no. Guarda che bella. Wow, questa piscina è veramente gigante. Adesso mi immergerò in questa piscina, diavoletti, venite con me. Cosa ci fai tu lì? Non sono il benvenuto nella spa. No. Ma io volevo venire nella spa. Certo, verrai quando io non ci sarò, ma fin quando io sarò qui dentro, per favore non entrare. Invece entrerò. Non puoi. Invece sì, posso. Non iniziare a schizzare, perché la spa è fatta per rilassarsi, non è fatta per schizzare l'acqua e per urlare. Ma io non mi rilasso con chi legge nel pensiero, perché tu mi hai letto nel pensiero, per questo siamo qui. A quest'ora dovevamo essere in piscina. Vinci, ma la spa è la stessa cosa della piscina. Non è la stessa cosa. La piscina è diversa, c'è il sole che irrompe. Qui siamo coperti. Vinci, vuoi vedere una cosa splendida? Diavoletti, guardate questa cosa, è veramente bellissima. Diavoletti, adesso mi metto qui dentro. È una specie di cerchio? E appena cliccherò questo pulsante, succederà qualcosa di epico. 3, 2, 1. Sta per accadere qualcosa di epico, diavoletti. 2. Io non vedo. 1. Esci subito da qui. Oh no! Vieni subito qui. Ma sei impazzito, non puoi immergerti in quest'acqua così potente. Potresti sentirti male e non farlo mai più. Vinci. Oh no, è stato terribile. Sì, quell'acqua è troppo potente. Ma è stato veramente bellissimo. No, non dire bellissimo. Sì, potrebbe essere stato anche bellissimo. Vinci, e guarda, ti faccio vedere un'altra cosa. Qualche altra cosa strana? Vinci, guarda, questo è un lettino. E in pratica io posso stendermi sopra così. E appena cliccherò questo pulsante. Ok, questo è molto più calmo, quindi lì puoi starci. Oh, che bello, mi sto rilassando nella spa. Tanto, basta. Vinci, perché vuoi rovinarmi la giornata nella spa?
Perché tu non sei voluto venire in piscina con me. Ma la spa è molto più bella, ci sono tantissime cose. Sì, certo, come no, cos'altro c'è? Io vedo soltanto una piscina mega gigante. Vinci, vuoi vedere le altre cose che ci sono in questa spa? Vieni, Vinci, vieni. Ti faccio vedere tutto quello che c'è. Da quella parte. Ok. Lì ci sono delle piscine congelate, piscine bollenti e poi c'è anche la sauna. Sul serio, sauna? Hai detto sauna? Sì, andiamo nella sauna, vai, seguimi, è da quella parte. Ok. Adesso mi metterò proprio nella sauna e chiuderò la porta. Ok. Vieni, vieni. Ti mostro tutte le cose bellissime di questa spa. Ma fa freddo, Anto? Vinci, siamo in una spa, non fa freddo. Ok, ma io sento freddo. Ah! Guardate, diavoletti! È congelata! Vinci, allora, ti mostro una cosa bellissima. Vieni a vedere. Questa è una piscina tutta blu ed è molto bella. Vieni qui. Qui ci sono dei lettini bellissimi dove possiamo sdraiarci. Aspetta, fammi riposare un pochino. Perché questi lettini sono bollenti? Questi lettini sono bollenti. Attenzione, diavoletti, venite a vedere una cosa molto strana. Guardate, questa è una piscina bollente e questa è una piscina congelata. Ok, quindi tu vorresti buttarti in questa piscina congelata perché No, Vinci, non hai capito proprio nulla. Okay. Adesso faremo una challenge, una grande challenge. Una challenge? Quale tipo di challenge? Piscina calda vs piscina fredda. Cosa? Sì, proprio piscina calda vs piscina fredda. No, dai, ci rinuncio. No, scegli la tua piscina. In quale piscina vuoi entrare? È una scelta molto difficile e complicata. Wow, non so cosa scegliere. Questa è quella bollente e questa è quella fredda. Di peggio in peggio. Ok. Diavoletti, quale piscina scelgo? Bollente o congelata? Datemi un consiglio. Vinci, io scelgo quella congelata. Ok, allora io andrò in questa bollente. No, questa piscina è freddissima. Diavoletti, non si può stare qui. È troppo fredda. L'acqua è troppo fredda. Ok, devo entrare perché dobbiamo fare la challenge e io sarò l'ultima ad uscire. Dobbiamo entrare in questa piscina. Ah, entriamo in questa piscina. Facciamo caso che sia una piscina normale, ok? Anche se non è una piscina normale perché è bollente. È bollente. Arrostirò qui dentro. Anto, cosa si dice da quest'altra parte del muro? Oh, io sto congelando, Vinci, sto congelando! Quest'acqua è congelata! Ma devo resistere perché vincerò io questa sfida! Ok, Anto, invece io sto arrostendo qui dentro, è bollente questa piscina, diavoletti, ma devo resistere perché dovrò vincere io la sfida, non Anto! Questa sfida non la vincerai! Quest'acqua è troppo bollente! Devo resistere! Oh, non riesco più a stare qui dentro, è congelato. Facciamo dei salti, così resisterò di più. Voglio uscire da qui dentro, voglio uscire. Cosa aspetti ad uscire? Io fra poco qui dentro sarò un hot dog. Muoviti, è bollente quest'acqua, ma devo resistere. Non vincerai anche questa sfida, Anto, tranquillo. Ah, è troppo bollente, diavoletti, non mi sto sentendo molto bene. Mi scotta tutta la testa. Oh no, uscirò da qui. Non ce la faccio. Mi sono arreso. Vinci, cosa? Sto perdendo tutte le sfide. Hai perso anche questa sfida. Perché quella piscina è bollente. Vinci, ho vinto io questa sfida. Ho vinto io questa sfida. Cosa? Del ghiaccio. Vinci, cosa fai con quel ghiaccio? Stiamo prendendo tanto ghiaccio per raffreddare Vinci. Vinci, ti senti bene? Non Vinci? Mi sto sentendo tanto bene. Vinci, ti sto mettendo tutto il ghiaccio addosso. Vinci, ti sto mettendo tutto il ghiaccio sul corpo. Okay. Adesso senti meglio? Adesso mi sento molto meglio, grazie mille, Anto. Ho vinto io la sfida piscina calda vs piscina fredda, ho vinto io. Non ridere perché tu sei congelato, adesso ti congelerò ancora di più. Non mi fa niente il ghiaccio, sono stato in quella piscina congelata. Vinci, adesso cosa vogliamo fare, dai? Che c'è, Vinci? Questa è la sauna.
Vinci! Ok, entrerò qui dentro. Aspetta, Vinci, non entrare, non entrare. Perché no? Stavi per sentirti male fino a un secondo fa in quella piscina bollente. Non puoi entrare in quella sauna. Ma la sauna ti rilassa, è molto diverso. No, Vinci, aspetta. Che c'è? Facciamo una cosa. Io mi metto proprio così. Così nessuno entrerà in questa sauna. Ok, io nel frattempo farò questo percorso con i miei piedi. Vinci, attenzione, potresti farti male i piedi. Silenzio. Vinci, ti farei male i piedi. Oh no! In effetti, mi fanno male i piedi. Vinci, attenzione, non ti stai facendo male i piedi? Sì, un pochino, ma non importa. Ti fa bene, lo sai? Vinci? Vinci, voglio farlo anch'io, voglio farlo anch'io. Non te lo consiglio, ti faranno malissimo i piedi. Ok. Vinci, come fa a cambiare tutto? L'avevo avvisato. Ok, diavoletti, Anto è distratto. È arrivato il momento di andare in sauna. Andiamo. Vinci, dove stai andando? Sì, e fa davvero molto caldo qui, ma adesso mi farò un riposino perché qui si sta benissimo. Vinci, attenzione, non stare più di 10 minuti, ok? Vinci. No, tranquillo, non starò più di 10 minuti qui dentro. Speriamo, io ti controllo. Più di 10 minuti non puoi stare. Ok, diavoletti, Vinci è nella sauna, ma c'è una regola che deve seguire. Guardate, c'è scritto proprio qui. Nella sauna si deve stare massimo 15 minuti, quindi Vinci deve uscire fra 15 minuti. Vinci è proprio nella sauna. Ok, diavoletti, nel frattempo che Vinci è nella sauna, io vado a divertirmi un po' per tutta la spa, perché mi scoccio di aspettare 15 minuti qui fuori. Ma mettiamo il timer. 15 minuti, sì, dobbiamo aspettare proprio 15 minuti e poi dobbiamo andare a chiamare Vinci, perché Vinci deve uscire da quella sauna. Non deve stare neanche un minuto in più, perché sennò potrebbe sentirsi male. Ok, qui c'è la piscina congelata ma non la farò, qui c'è la piscina bollente e non la farò. Qui ci sono dei sedili molto bollenti e ovviamente non mi sdraierò neanche qui. Diavoletti, guardate, questa piscina tutta blu è bellissima. Adesso mi rilasso. Oggi sono proprio fortunato. Ho vinto proprio tutte le sfide. Quindi posso prendermi 10 minuti di pausa. Ma ricordatemi che devo andare a chiamare Vinci, perché Vinci è proprio nella sauna e non può stare più di 15 minuti. Ok, cosa succede se clicchi questo pulsante? Oh, si è aperta una doccia. 3, 2, 1... Diavoletti, voi avete già fatto il primo bagno? Venite con me. Oh, è bellissima quella piscina tutta blu. Questa piscina sembra proprio una caverna magica. Oh, è bellissima questa piscina blu. E dorma bene, diavoletti, posso farmi anche una bella dormita. Tanto mi sveglierò tra 10 minuti e andrò a chiamare Vinci che è nella sauna. Adesso mi rilasso proprio qui e mi faccio una bella dormita. Avete mai visto una piscina blu? Beh, ora l'avete vista. Ok. Posso proprio addormentarmi qui? No, non posso addormentarmi, diavoletti. Non posso addormentarmi perché mancano pochi minuti e devo andare a chiamare Vinci, che è nella sauna. Vinci non può stare troppo tempo nella sauna, potrebbe sentirsi male. Neanche un minuto in più. Ok, muoviamoci, non possiamo dormire. Perché se all'improvviso dormissi, potrei dimenticarmi di andare a chiamare Vinci. Ok, facciamo altre cose. Diavoletti, ho scoperto una porta molto strana. Questa porta è tutta blu. Ma perché questa porta è tutta blu? Ok, apriamo questa porta. Cosa? Sta uscendo tantissimo fumo. Ok, diavoletti, adesso entrerò in questa stanza, vediamo. Fa troppo caldo qui dentro e c'è troppo fumo. Diavoletti,
Adesso mi siedo qui. È molto rilassante questa stanza. Ma fa troppo caldo. Dici come fa a stare nella sauna tutto questo tempo? Io non ce la faccio neanche un secondo. Ok. No, chiudiamo questa porta. Ok, diavoletti, quanto manca? Fra poco devo andare a chiamare Vinci. Ricordatemelo, ok. La spa è bellissima! Oh, ok, stavo per scivolare. Diavoletti è bagnato a terra, devo stare attento. Ok. Qui c'è un'altra piscina. Che ne dite, diavoletti, mi tuffo in questa piscina? Andiamo. Diavoletti? Sì, io mi sto divertendo tantissimo. Ricordiamoci che non devo dimenticarmi di Vinci che è nella sauna. Ok, adesso vado proprio nell'altra piscina. Diavoletti, guardate, questo che cos'è? Uno sparacqua? Che ne dite, proviamo? Se dobbiamo provare questo coso, dobbiamo cliccare questo pulsante. Ok, clicchiamo questo pulsante. Cosa succederà, diavoletti? Cosa succederà? Oh, che bello! Adesso mi metto proprio sotto con la testa. Non mi sono sentito molto bene. Che bella questa spa. Mi piace molto questa spa. Ok, diavoletti, è arrivato il momento di farsi una bella dormita. Perché in spa si viene proprio per rilassarsi. Quindi adesso mi metto su questo lettino una bella dormita e accendo anche l'idromassaggio, aspettate. Ma aspettate, diavoletti, quanto tempo è passato? Il timer è scaduto. Oh no, 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 no. È passato troppo tempo. È passato troppo tempo. E io dovevo avvisare Vinci. Vinci doveva uscire dalla sauna. Ma di sicuro Vinci sarà fuori. Andiamo a cercare Vinci. Perché secondo me Vinci non è più nella sauna. Perché se fosse nella sauna potrebbe essere svenuto. Andiamo a controllare, diavoletti. Andiamo a cercare Vinci. Oh, sono proprio un imbranato. Ho dimenticato di avvisare Vinci. Adesso andiamo a vedere dov'è. Speriamo che non è nella sauna. Vinci, dove sei? Di sicuro ti stai facendo una doccia. Cosa? Non c'è nessuno nelle docce. Quindi significa che Vinci non è nelle docce. Venite. Forse nella piscina blu, di sicuro. Vinci, sei qui? Vinci? Perché non sei nella piscina blu? Dov'è Vinci? Speriamo che non è nella sauna. Vinci non è neanche qui. Vinci! Sei nella piscina bollente. No, non c'è nessuno nella piscina bollente. Allora, sei nella piscina congelata. No, Vinci non è neanche nella piscina congelata. E sapete questo cosa significa? Che da quella parte si trova proprio la sauna. Vinci è nella sauna? Vinci nella sauna, dobbiamo correre! Cos'è questo allarme? Diavoletti, questo è l'allarme della sauna? Dobbiamo far uscire Vinci dalla sauna! Vinci! Cosa? Vinci, sei tu? Vinci è proprio nella sauna? Diavoletti, Vinci doveva stare 15 minuti nella sauna, non di più! Secondo me adesso è svenuto. Vinci, ci sei? Devo entrare in questa sauna, devo far uscire Vinci. Oh, fa veramente molto caldo qui dentro. Vinci? Ci sei? Vinci? Quanto sei tu? Vinci? Esci fuori da questa sauna. Esci fuori da questa sauna. Chiudiamo la porta di questa sauna. Diavoletti, diavoletti, guardate la faccia di Vinci. È tutta rossa. Cosa in faccia? Niente, hai solo la faccia tutta rossa. Adesso ti metto un po' di ghiaccio sulla faccia, ok? Diavoletti, mettiamo tantissimo ghiaccio sulla faccia di Vinci. Adesso Vinci si sente molto meglio, secondo me. Sì. Oh. Ok, Vinci, ti senti meglio? Molto meglio. Ok, Vinci, ti senti bene? Sì. Comunque, Vinci, adesso stai bene, ok? Il regolamento si deve seguire sempre. Ok, diavoletti, adesso Vinci sta proprio riposando. È stata tutta colpa mia, sono voluto io venire in spa. Volevo rilassarmi, ma non è stata una giornata rilassante perché... Avete visto quello che è successo? Vinci, non ti preoccupare, starai bene.
Adesso abbiamo litigato? Vinci, dai, scusami! Ok, continua a dormire. Devi sentirti meglio? Levati! Ok, diavoletti, sono molto dispiaciuto. Questa cosa non doveva accadere. La prossima volta è meglio che controllo il timer.